Gigi Radice ci ha lasciati, non ho fatto il video poi ieri per dedicargli oggi questo. Gigi Radice aveva la casa qua sul lago di Como, così come Castellini abita qua a Menaggio, il Giaguaro, che poi era il portiere di quel Torino che ha vinto l'ultimo scudetto proprio con Radice allenatore. E qui lui sul lago, lui era radicesano moderno, mi pare come Beppe Bergomi. E qui sul lago passava una marea di tempo perché aveva appunto la casa nella Tremezzina, in un comune, mi pare Lenno. Saluto Gigi Radice che mi ha dato delle emozioni uniche, 83-84, il mio secondo abbonamento all'Inter quando ancora abitavo vicino allo stadio. E non lo so, ti innamori di alcuni allenatori dopo che hanno perso tutte le prime partite, avevamo fatto forse 0 punti o 1 punto, è arrivata la sfida decisiva con Napoli. Tra l'altro lui arriva da una storia, comunque al di là dello scudetto con i Granata, arriva da una storia rossonera, però lui si era creato qualcosa, ce lo vedevi che soffriva con noi, lo vedevi che la squadra poteva dare di più ed è incredibile, non lo so, addirittura la curva che cantava: se Radice se ne andrà, bruceremo la città. Con un punto in classifica, derisi da tutti. Inter-Napoli, la partita non si sblocca. L'ho raccontato anche nella storia che vi metto qua, nella storia dell'Inter. Guardate, guarda caso, sono partito. Ho fatto 10-12 puntate la storia dell'Inter, bisogna fare 110. Guarda caso, una di quelle che ho fatto ad agosto, 28 agosto, riguardava proprio Gigi Radice, che ci ha lasciato l'altro giorno. Se vi ricordate, forse è stata la puntata una di quelle che mi ha emozionato di più, perché quel gol di Altobelli, quella foto che metterò qua come foto immagine, insomma, del video, come miniatura, è qualcosa di indescrivibile. Parterre, la gente arrampicata, ultimi minuti, Inter-Napoli, gol di Spillo. Al gol di Altobelli lui va a abbracciare l'allenatore, quell'annata inizia lì, vinciamo il derby. Mi pare sia l'anno dove poi vinciamo 4-0 con la Juventus. 4-0, cioè un Inter partita male, un Inter così, tra virgolette normale. Cosa fa? Vince 4-0 con la Juve. 4-0 con la Juve, che era la Juve che dava, a parte la Juve che poi l'anno dopo faceva la finale di Champions, di Coppa dei Campioni, scusate, nella tragica notte in Belgio, ma poi anche la Juve che dava l'ossatura alla nazionale, perché poi era la Juve del 78, 82, 86. La nazionale era per 8 undicesimi la Juventus, poi appunto c'erano gli Altobelli, i Bergomi e altri, però poi nell'86 cambiò. Fu l'ultimo anno di Berzot, c'erano mi pare Galia, Di Gennaro, è stato un mondiale un po' opaco in Messico, però d'altra parte il 78 spettacolare, l'82 è il più bel mondiale di sempre, ma non perché l'abbiamo vinto, per chi c'era in campo non sarà mai eguagliabile il mondiale di Spagna dell'82, anche per noi, perché poi avendolo vinto. E Gigi Radice così era un milanese mezzo, ma neanche Brianzolo, qui Cesano Maderno è proprio fuori Milano. Ed era, lo chiamavano mi pare il tedesco, ha girato delle squadre, è stato anche alla Roma, a Firenze, è stato mi pare l'ultima esperienza al Genoa e poi o al Bologna, o scusate al Monza dove poi aveva iniziato. E quindi non si capisce l'amore che era nato per lui. Una cosa, andatevi a rivedere poi il video che vi ho fatto e anche il gol di Altobelli, cliccate, scrivete gol Altobelli Inter-Napoli 83-84 e vi rendete conto di cosa può accadere, di cosa si può nascere tra un allenatore e la propria tifoseria quando le cose vanno male, ma non c'è nessuno che accusa nessuno perché la squadra ci vuole credere, ci crede, perché il natore, non lo so, si vede che soffre, ci sono persone che soffrono con te, glielo leggi in faccia, che non fanno conferenze stampa tanto per fare, che non buttano parole all'aria, ma che soffrono come cani perché a volte le cose non girano come devono girare, come nella vita anche nel calcio, eppure nessuno ha mai parlato male di lui e quell'anno poi cambiamo allenatore. Non so se era arrivato, adesso sono un po' qua rilassato, non so se era arrivato Marchesi, che era la Juve, o è arrivato Castagnier, non mi ricordo, poi è arrivato Trapattoni, però Gigi Radice, ti abbiamo voluto bene, tu l'hai voluto a noi, perché per arrivare a difendere un allenatore con un punto in classifica e cantare se Radice se ne andrà, bruceremo la città, è perché si era creato
questo sentimento che spesso è mancato tra allenatore, società, calciatori e tifosi. Ciao Gigi, questo è il lago dove passavi un sacco di tempo, anche i giornali del lago ti hanno ricordato, ti ricordiamo tutti noi, mi pare che il tuo soprannome fosse il tedesco, ci hai fatto vincere il derby, ci hai fatto distruggere la Juve e sei andato in tutte quelle squadre difficili come può essere la Roma, il Bologna, il Toro. Il Toro è molto simile all'Inter in molti aspetti, nonostante fra le due tifoserie non corra buon sangue, abbiamo un sacco di aspetti in comune noi e Granata. E tu lì hai vinto uno scudetto di quelli impossibili, forse uno degli ultimi impossibili, il tuo, quello di Bagnoli, quello di Cagliari, ma il tuo è stato il penultimo, credo, perché poi ha vinto, fai pensare, no, il Milan alla Stella, l'Inter, ha vinto il Verona, tu sei stato il penultimo, dopo è stato il Verona di Bagnoli, no, poi c'è stata la Samp e poi il piattume del calcio moderno. Ciao Gigi, per sempre nei nostri cuori nerazzurri. Sotto c'è qua il link del video che ho fatto sull'84 e in miniatura la tua foto con l'abbraccio a Spillo Altobelli, che rappresenta qualcosa che vorrei che trapassasse lo schermo. Si chiama interismo. Si chiama interismo unico e vero. Interismo, questo è l'interismo. Questo è l'interismo e basta.